Porca miseria. 15 minuti, due espulsioni, un gol. Bene, fate la cronaca, basta. Un po' triste, tutto. Ma io ho perso di. Oh! Scusami! Ragazzi! No! Benvenuti alla YouTuber Summer Cup! I romanisti sono dei ladri! Siete dei ladri! Ladri! Ragazzi, buongiorno, o meglio, buon pomeriggio, nel senso, ci siamo, oggi è il secondo giorno di Summer Cup. Ieri non ho fatto clip perché sapevo che tanto alla fine sarebbero state un po' clip, come dire, irrisorie, perché non sapendo come mi sarei svegliato, perché in realtà ieri sono arrivato che non avevo giocato nei giorni scorsi, quindi stavo bene. Oggi invece la situazione cambia e non di poco, perché signori oggi non stiamo al 100%, nel senso che mi sono svegliato che la caviglia mi fa male, è un po' gonfia, abbastanza gonfia, e quindi secondo me non sarà facilissimo questa sera giocare. Mi è già capitato in altri tornei e più che altro spero di scaldarmi bene per riuscire poi a sbloccarmi. L'obiettivo quest'oggi è quello di riuscire, come sto facendo, a dare una mano alla squadra. Io adesso sono rientrato da poco, in generale anche in squadra. Non è comunque sia facile fin da subito partire a bomba e quindi dover affrontare un livello di questo tipo, che è un livello non sempre banale qua su YouTube, ma sono felicissimo per questo mio rientro in campo, per questo mio percorso alla Summer Cup. Non è finita qui e non finisce qui, ma oggi, ovvero da ieri che siamo partiti da Bologna, siamo arrivati qua, è iniziato il mio rientro ufficiale su YouTube. Qua di fianco a me, signori, ho il ragno di Melegnano. Signori, quest'anno il livello è un po' più alto e questo significa che oggi in teoria non dovremmo prendere gol, zero, per il mio punto di vista. L'unica cosa che è cambiata dal mio punto di vista invece è che ho già fatto gol. Ricordiamo ragazzi che il mio ruolo è il portiere, quindi non è neanche male. Sam, mi aspettavo peggio sinceramente, perché giustamente uno che sta fuori 8 mesi non ti aspetti che comunque riesca a performare proprio bene, invece ce l'ha. Che altro, la vera prova è anche mentale, perché adesso io sto cercando e sono nel momento in cui sto un po' superando quelle che sono tutte le mie paure e insicurezze che un infortunio di questo tipo ti possono ovviamente dare, perché subire un infortunio così grave è più, sai cos'è, e penso fortemente, nonostante che non abbia mai avuti, ma è molto più mentale, sì. Soprattutto perché sì, il dolore fisico c'è, ma sai, ti fa male la caviglia perché hai preso la botta, magari stai anche, è peggio anche, però ti fa male da una settimana perché hai preso il colpo una settimana, è un conto. 8 mesi con la sua situazione, il cervello deve abituarsi a dire sto tornando a giocare a calcio, questo non è, però questo ce l'hai, cioè, non è che non ce l'hai, ci manca. Abbiamo grande solidità e comunque Sam attacca, non è che non attacca. Poi abbiamo Cavallone, certo. Nelson, che oggi ha messo il turbo. Guardatelo, buonasera, Cavallone. Buonasera. Let's go. Cavallone Nelson. Sono già in campo, scusate. È già in campo. Ah sì, lo spieghiamo. È concentrato. Noi siamo gli ultimi ad arrivare e il nostro Fede Marconi ci voleva far presentare alle 3. Come Fede Marconi, io ti conosco bene. Come altri. Però c'è Steve Red, il nostro allenatore, che sono già è lì dalle 3. Con il nostro capitano. Sta piangendo, penso che non pianga più perché sono finite le lacrime dopo 4 ore di caldo assoluto. E ragazzi, bentornati alla Summer Cup. Bentornati alla Summer Cup. Questo sarà un po' un nostro percorso, un mini
vlog su quello che sarà il mio rientro ufficiale su YouTube, e soprattutto cercherò di andare a spiegarvi un po' quelle che saranno un po' le mie condizioni, sensazioni, che sicuramente magari lato video che possono uscire, che sono già usciti, si vedranno e non si vedranno, e non riuscirete ad accorgervene, no, certo, in maniera diretta. Dire una cosa? Sam è l'unico per ora che sta stringendo i denti giocando. Tutti, sì, quelli che hanno un male stanno abdicando. Sì. Molto probabilmente, tipo Simone Crispo, causa forfait, perché anche lui viene da un problema alla caviglia, penso che non riesca a giocare, e quindi hanno chiamato Fabio Di Mauro. Molto richiesto, e adesso vedremo. Di Mauro lo conosco bene. Sì. Anche Rapolla mi sa che ha avuto problemi fisici, sì, anche lui mi sa che c'è un cambio anche per lui, poi non so chi vuol dire, anche Fusegamer ha avuto problemi fisici. Ragazzi, no, non stiamo parlando della terza guerra mondiale a Roma, ma bensì è una partita di calcetto, giustamente ci si può far male, non ci si può far male. Nelson, vogliamo il gol di Nelson. Vogliamo il gol, che l'ha fatto l'anno scorso. L'ha fatto l'anno scorso il gol di Nelson. Cosa è successo Nelson l'anno scorso? No, io gioco per la squadra, capito? Io non penso a fare gol, io penso più a... Infatti c'è stato un gol, un passaggio davanti alla porta, senza portiere, riuscito a tirarlo fuori, perché giustamente lui pensa ai passaggi. Ha fatto un filtrante sul fondo del campo. No, vabbè, grande Nel, cavallone Nelson numero uno, ragazzi. È l'unico, è il nostro uomo aggressivo, per forza. Il nostro uomo aggressivo. Anche perché se Sam non riesce a scattare per 40 minuti... È duro. Non è facile, però me lo metto accanto e vedrete che... L'importante è che sa gestire bene palla con me dietro. Ricordiamo che abbiamo Zoccolo con i suoi teneri 42 anni in mezzo a gente di 20. però ragazzi, un gol in due partite, neanche grazie a lui. Signori, adesso giocheranno delle partite croccanti che andremo a reagire. Guardate, c'è uno che ha già la mano al cuore a vedere quella partita. Lui ha la mano al cuore. Non è vero. Che bello. Sergio Cruz, che ha fatto 3-0 per la Roma. Ha fatto 3 tutti noi, 3-0 per la Roma. È tornato Sergio Cruz, ha segnato Sergio Cruz. Oh. Colpita ancora la Lazio, stavolta sotto curva sud. Siete passati? Sì, chi becchiamo? È un casino. Contromovimento di Rapolla, va profondo Sergio Cruz, palla consegnata ai decisisti, e allora parte la Lazio. Vediamo cosa crea Lorenzo Roma con la finta, poi l'appoggio largo per Savage, Sickwolf sempre preciso, allora contro DC System c'è solo Sergio Cruz, che stavolta sbaglia, non da lui. Sergio Cruz ha sforato la quaterna, il poker personale, anche il 4-0 della Roma. Signori, abbiamo finito prima del previsto, ci siamo già cambiati, adesso sono qua con colui che mi fascerà dovere, avrà il compito di fasciarmi la caviglia dovere. C'è da fasciare la caviglia? Sì. Vai. Mose è ripreso, già fasciarlo di nuovo. Mostro! Ma se non lo fascio è un casino, signori. Se non lo fascio è veramente un casino. Passa qua. Allora, e aspetta che ci deve essere la scena. Io in vita mia non ho mai fatto una roba del genere, guardate. Una roba del genere. Mai fatto stretching, mai rotto, mai... Vabbè, infortunato sì ogni tanto, ma guardatelo. Ci vuole, nel senso, mi devo scar... Chi è che mi sta facendo i grattini? Pure Pecchini che fa i grattini. No, ragazzi, è la situa... Vi posso dovevo dire, anch'io. È abbastanza tragica. Io vado a scaldare. La situa abbastanza tragica. Ragazzi, dopo Bologna. Tost. Steve. Guarda come corre, raga. Steve. Che grande.
Allora, sta per iniziare la nostra partita, ma è abbastanza un casino, ragazzi, perché adesso devo un attimino scaldare la caviglia, perché la cosa più fondamentale, purtroppo da ieri c'ho tanto male la caviglia e non so come potrà andare. Però se riesco a scaldarlo bene, riuscirò a dare una mano alla squadra e questo è l'importante. Devo scaldarmi bene, perché sennò rischio veramente di far tanta fatica. Vediamo un po'. Ragazzi, è appena terminata la partita. Allora, inizialmente avevo tanto male alla caviglia, però per mia fortuna mi sono scaldato durante la partita e è andata molto molto meglio. Partita brutta, perché secondo me io ho giocato male, al di sotto delle mie aspettative, e posso fare meglio. E in generale noi del Milan abbiamo giocato con un appiglio sbagliato, infatti abbiamo preso subito gol e ci ha ammazzato, però alla fine siamo riusciti a recuperarla. Sono riuscito a fare un gol, però secondo me potevo fare ancora meglio. Tanto nervosismo in campo, ho avvertito, però alla fine è andata bene. Mi ha levato il gol, bastardo. Mi ha levato il gol, bastardo. Ma perché l'ho toccata? Allora, se non l'avessi toccata probabilmente non entrava, era troppo piano. No, in realtà era stronza. Quindi io in realtà la mia idea era quella di fare sì un mezzo velo. E quindi ho proprio l'ho sfidata leggermente. No, è fatto bene. No. Infatti lui non entrava. Non entrava. Per quello. Oh, andiamo a mangiare qua. Sì. Io ho preso questo qua. Ah, l'hai preso. Mi stanno distribuendo adesso. Da qui le proteste, soprattutto l'arrabbiatura. Signori, animi tesi sia nella partita Napoli-Inter, che ha vinto il Napoli in maniera clamorosa, ma ha visto scene assurde come avete potuto vedere, e sia in Bologna-Roma. Clamoroso. Ragazzi, Pata lamenta una furbizia di Sergio Cruz, che penso sia entrato male, ma si stanno scaldando gli animi, ragazzi. Lo porto io. Adoro. C'è il boss a terra con le mani in faccia. No, ha voluto terra. Sì, l'ha voluto. Segna il boss del freestyle e fissa il boss della tecnica e dice: qua di boss ce n'è solo uno, e si chiama boss del freestyle. Gliel'ha detto in campo. Si è acceso tutto, ragazzi. Polemiche. Attento, papà. Polemiche, incredibile. Espulso Kundispa. Lunedì quasi 100%. Espulso Kundispa. Doppio giallo per Kundispa, rosso. Kundispa era in partita. Chiariamo. È entrato per proteste, ha preso il secondo giallo, quindi sarà espulso, è stato espulso. Non può più rientrare, ma loro giocano in 5, non giocano in 4. Che le proteste le può fare solo. Avete capito? Non è squalificato per la prossima partita può giocare. Più chiaro che limpido, mi sembra, più chiaro che limpido. Ha subito diversi falli, questo va un po'. Ragazzi, delirio! Delirio! Espulso Jay Pata! Bologna che perde ovviamente l'elemento più importante. Finisce il primo tempo ricco. Ragazzi! È un casino qua, eh!
espulso Ceipata. Caralio, caralio disgrazia. 1-0 per la Roma, si chiude primo tempo. Signori e signori, signori, la roba è caldissima. La roba è caldissima, signori. Ma no! Bisognerà fare un bel lavoro per andare a pagare un po' di anime. Ma cosa sta succedendo, ragazzi? Mai visto questo? Già due rossi. Questo è mai dire Summer Cup, mai dire YouTuber Summer Cup, signori. Era meglio se non entravo, scusate. Quanti ce ne sono di boss? Caralho, disgrazia! Signori, casino, casino, casino. Ah, caralho, disgrazia! Oh, cinema, 15 minuti, due espulsioni, un gol. Benvenuti alla YouTuber Summer Cup. La ola per far uscire Ceipata. Il Bologna giocherà in 4 uomini per 5 minuti a inizio secondo tempo per il rosso dato a Ceipata. Ma come ne fate le cronache, basta. Raga, la partita prima vostra, vi ho detto, scusate, sono state due riste, quanti sono stati ammoniti? Pochi, pochi, io ho detto, e quindi, sono due arbitri diversi, il regolamento è uno però, così mica sono due arbitri diversi, se il regolamento vuole per tutti, chi protesta è ammonito, ma devi farlo con tutti, per passare Roma e Napoli. Ma raga, dai, di merda, scusami, anche pagamento, ragazzi, no, signori, no, no, ragazzi, Romagni contro il Napoli mi serve la maglia rifatta di Cruz e di Gnabry. Porca miseria, ma stai tranquillo. I romanisti sono dei ladri. Siete dei ladri. Ladri. Quanto gli ha pagato Federico? Quanto hai pagato? Quanto hai pagato? Basta tuffarvi. La tecnica, superato Marconi. Un po' sulla tecnica fino a non c'è nulla. Ha invitato a rialzarsi dall'arbitro. Ha fatto una giocata. Direttore, il portiere un po' agitato. Tutta la gol di Tiger, signori. Gol di Tiger. Pareggia il Bologna dopo due espulsi. Dentro Ceipata in campo. Dopo il volo di Pechini ha fatto una parata sensazionale. Portiere giallorosso l'ha messa dentro. Gol di Tiger. Pareggia il gol del boss del freestyle. Davide. Porta la palla sulla barriera. Calci di rigore, ragazzi. Cioè, io voglio entrare in campo perché voglio un attimino capire com'è la situa da dentro. Il critico. Tristezza. Mi ha giocato in 10, poi in 10. In 4 ci ha espulso due giocatori. Dopo l'anno scorso che ci hanno buttato fuori. Un po' triste tutto. La Juve ha perso di 2 gol. Andiamo a tirare rigore. 5-3. Ragazzi, ha perso di 1. Ferite di guerra. È stata una vera e pura guerra. Andiamo in panchina della Roma, signori, perché voglio capire un po' com'è il mister. A Samuel, ma com'è? Ma come vuoi com'è? 1-1, calci di rigore, che ne so, i due, i tre? Mezzanotte, mamma mezzanotte. Mia, guarda, non si può. Mezzanotte. Non si può. Mezzanotte. Non la vivo. Mezzanotte. Però vi posso dire, la Roma è una bella panchina. Vediamo. Io quello che ho paura di mandarla sopra. Ma perché hai il piede per metterla dove la vuoi mettere? No, però non so se la alzo, se la alzo troppo. Allora, ragazzi, però se la porta. Ma ragazzi, diamo tutti la forza fitta, se una bomba. Io lo batto, Lo batto. Ha segnato pure YouTube. Chi è che tira quindi? Sì, che me lo dedichi. Ma io spero proprio di non tirarlo.
Dai, sì. No! Dai, responsabilità! Ma quale responsabilità? Mamma mia, visto! No, 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 bro! Bro! Oh, lo batti di Rabona, non ci credo! No, 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 lo batti di Rabona! No, lo vuole battere di Rabona! Lo vuole battere di Rabona! Sì, eh! Sì! Non è vero! Imposta la tecnica, parla ancora per Pechini! Lui non faccia! Che la para! Non segna Bologna! Ragazzi, coraggioso comunque. Personalità. Molto più del pallonetto. Sergio! Palo di tacco, Sergio! La mancava una passata, guarda, è stato incazzato. Sergio Cruz! Rigorone! Rigorone Sergio Cruz, avanti la Roma! Rigorone, esulta Sergio Cruz. Ha segnato il critico. Fede Marconi, Federico Marconi, sotto la traversa, di potenza, 2-1 per la Roma. Fede Marconi ha segnato, va bene, 2-1 per la Roma. Altro bel rigore, va, Fede, fuori, altro errore del Bologna, altro errore del Bologna. Marconi, Rapolla, parte, Rapolla, prende in pieno Fene, Rapolla prende in pieno Fene che para, 2-1, quarto rigore, va Tiger, mamma mia, di punta, Poltezza, attenzione, quarto del Bologna, Tiger prova a disturbarlo, di Tiger dietro la porta di Pechini, di tacco concentrato, non perde la pazienza, arriva il fischio dell'arbitro, fa Tiger, gol del Bologna e pareggia la situazione, non è vero, non è vero, che bello, che ha segnato Tiger, ha segnato Tiger, ma quello ha pareggiato lui la partita, eh. Attenzione, un altro boss che ora lo fa lui di tacco, ma che bello sto clima comunque, girati, guarda, guarda, riprendi un po' tutto, guarda quanto è bello questo, ragazzi, questo, ragazzi, come pensi, cioè tu sei arrivato oggi e tutto questo, cioè sei arrivato oggi e già più fresco comunque, più fresco. Ragazzi, vi posso dire, nella giornata di ieri non è successo niente, niente, è successo tutto oggi, il boss, fuori destro, stavo per prendere la traversa, mamma mia, 3-2 per la Roma, mamma mia, adesso quinto rigore per il Bologna, che sarà, il fallo è finito, parte Samorleo, l'eroe, l'eroe segna, con la Roma ci va ancora avanti, segna Sirco, il rigore del Cestino contro la sua ex squadra, tocca a Pechini, attenzione, Asimo, porta Pechini, destro di Pechini, para Fene, si va in trance, vai. Ma tu vedi Rabona, puoi solo incrociare, eh sì, ma se la prendo bene va sotto al 7, mi ha detto boss di Rabona, se vai di Rabona puoi solo incrociare, come fai ad andare dritto? No, eh? Di Rabona, come fai ad andare dritto? Diventi l'eroe Rabona, boss è la tecnica stavolta, infila Pechini, infila Pechini, avanti il Bologna, oh, ma se mo segna Sergio dopo battitore decisivo, una risposta mi fa sul campo della Borea. Wow, mi sento male, mi sento. Wow, ragazzi, qua la tensione, no? Si taglia col coltello. Possiamo dirlo, clima tesissimo. Parte, Fede Marconi! Sempre lì. Guarda la potenza. Mamma mia, ragazzi! Mamma mia! 7 rigori a testa battuta. Ricorsa, sinistro palo! Palo di Fede! Palo di Fene, adesso vediamo a chi tocca, Rapolla, Rapolla, la Roma batte il Bologna ed è in semifinale, decisivo il rigore di Michele Rapolla, la decide lui, il prossimo quarto di finale, quindi l'ultimo, sì.
ragazzi, se dovesse finire qua per sbaglio questo video, sarebbe una roba incredibile. Alice, cosa ne pensi? Incredibile, mi sono casata pure io. Cioè, ragazzi, ragazzi, quello che è successo in questa giornata di Summer Cup è qualcosa di incredibile. Io adesso non so come andrà domani, perché ci saranno le fasi finali. C'è Marconi che piange, c'è Marconi che piange. Ragazzi, incredibile. Queste emozioni, viverle all'interno di una competizione così bella, creata dal niente, signori, è veramente un qualcosa di incredibile, ragazzi. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bellissimo, comunque vada, bellissimo signori, oggi grandissima, grandissima giornata. Andiamo a riposarci e ci vediamo direttamente domani, ci vediamo domani per un'altra grandissima giornata di Summer Cup. E vai, ciao!